Sai che esiste un legame che unisce le problematiche di ansia e una modalità errata di respirare? È una realtà più diffusa di quello che si possa pensare, la cui conoscenza è sicuramente utile per prevenirla. Per comprendere tale fenomeno, sono necessarie alcune brevi considerazioni di tipo generale sulla respirazione. Il principale scopo della respirazione è quello di realizzare uno scambio gassoso, ovvero di introdurre ossigeno all'interno del corpo ed espellere anidride carbonica. L'anidride carbonica viene pensata come qualcosa di dannoso di cui dobbiamo sbarazzarci. Certo, c'è del vero in questo modo di pensare. L'ossigeno è assolutamente necessario per la vita e l'anidride carbonica in eccesso è in effetti dannosa. Ma, ed è un ma grosso come una casa, è altrettanto vero che appropriati livelli di anidride carbonica sono necessari per la vita. La CO2 è prodotta dal corpo come il risultato del metabolismo, ma è tuttavia molto più di un sottoprodotto. La CO2 è responsabile di diverse e importanti funzioni. Per brevità, in questo video ne cito soltanto due. La prima è l'interazione tra l'anidride carbonica e l'emoglobina, i globuli rossi, che consente l'appropriato rilascio e distribuzione dell'ossigeno ad organi e tessuti. 2. L'anidride carbonica mantiene un adeguato livello di pH nel sangue e nei fluidi extracellulari. Per adesso ti anticipo solo che questi delicati equilibri possono rompersi a causa di particolari situazioni emotive che causano l'iperventilazione, cioè un'eccessiva respirazione. Devi sapere che in condizioni normali la richiesta di ossigeno dipende dal livello di attività metabolica di organi e tessuti. Tanto più alta è questa attività, maggiore sarà la quantità di ossigeno usata e maggiore sarà la quantità di CO2 prodotta. La CO2 nel plasma sanguigno è disciolta come acido carbonico. All'aumentare dell'anidride carbonica nel sangue, questo diventa più acido, il pH si abbassa. Le variazioni del livello di pH influenzano la distribuzione e il rilascio dell'ossigeno da parte dell'emoglobina. L'emoglobina è una proteina che costituisce gran parte dei globuli rossi e trasporta l'ossigeno attraverso il corpo, rilasciandolo per gli usi delle cellule, per poi raccogliere CO2 e trasportarla ai polmoni in modo che venga espulsa. La capacità dell'emoglobina di rilasciare ossigeno è in funzione del livello di pH del sangue. Un livello di pH più basso, più acido, promuove il rilascio di ossigeno ad organi e tessuti. In sintesi, per dirla breve, quando l'organismo sta compiendo delle attività dispendiose dal punto di vista energetico, si creeranno le condizioni favorevoli per far passare l'ossigeno dall'emoglobina a dove serve, ai tessuti e agli organi. Viceversa, con livelli più bassi di attività, il metabolismo rallenta, i livelli di anidride carbonica si abbassano e il pH del sangue aumenta, c'è un aumento dell'alcalinità. L'aumento dell'alcalinità segnala all'emoglobina di liberare meno ossigeno. Quindi, prendendo solo in considerazione il punto di vista fisico-biochimico, il comando dell'attivazione della respirazione viene mantenuto principalmente dal livello di CO2. Perciò, nella situazione di elevata attività, con un'elevata produzione di CO2, il ritmo respiratorio deve aumentare. L'aumento della frequenza respiratoria è sostenuta dai muscoli toracici intercostali, ma anche dallo sternocleidomastoideo, dal trapezio, dallo scaleno, cioè una respirazione localizzata in una fascia alta, la chiamiamo toracica, una respirazione toracica. Sono atti respiratori che consentono all'organismo che si trova sotto sforzo, con grandi richieste metaboliche, di incamerare ossigeno e soprattutto di espellere l'eccesso di anidride carbonica che durante lo sforzo si produce.
Finché le cose si muovono in questo modo, tutto fila liscio. Ma gli animali dotati di una mente attivano la respirazione anche in funzione di particolari stati emotivi. Antonio Damasio, neuroscienziato e saggista di fama mondiale, ci ha insegnato che l'emozione è una risposta ad un'immagine mentale. L'immagine mentale genera le emozioni con tutti gli annessi fisiologici e comportamentali del caso. L'immagine mentale che suscita l'emozione può essere esterna, cioè percepita con gli organi di senso. Per esempio, potrebbero essere immagini mentali che possono far intuire all'animale che anche se al momento il suo organismo non sta consumando niente oltre al metabolismo basale, presto, con una certa probabilità, ci sarà da fuggire o attaccare. Immaginati una gazzella nella savana, cioè che in lontananza vede qualcosa di sospetto che si muove dietro un cespuglio. Potrebbe essere un predatore. La gazzella è lì ferma, immobile, non è il caso di mettersi a correre perché non può permettersi di sprecare energia al primo sospetto. Però solo l'immagine sospettosa è in grado di innescare delle risposte di attacco-fuga, nel caso della gazzella fuga. Risposta che si traduce in un'accelerazione della frequenza cardiaca e respiratoria. E lì la gazzella che è ferma ma ansima e il cuore va a mille. Se dal cespuglio scatta un ghepardo, la gazzella, con questa sua attivazione fisiologica preventiva, si è preparata alla fuga e ha guadagnato dei secondi preziosi per la lotta alla sopravvivenza. Se dal cespuglio non compare niente di pericoloso, ritorna velocemente allo stato normale. La gazzella si calma. Ecco, da questo semplice esempio si capisce l'importanza evolutiva delle emozioni. Quindi l'animale evoluto, quello dotato di mente, gioca ad anticipo, guadagna dei secondi preziosi innescando una respirazione da alta prestazione fisica. Ma se l'animale in questione è ancora più evoluto, come per esempio un essere umano, che ha come sua peculiarità rispetto agli altri organismi una straordinaria capacità di apprendere dal passato e di ipotizzare e pianificare scenari futuri, ecco, dicevo, un animale così sviluppato avrà degli stati emotivi innescati da immagini che sono esclusivamente il frutto di un'elaborazione interna, un ricordo relativo a situazioni passate oppure una proiezione nel futuro in cui vengono creati ipotetici scenari che ancora non si sono verificati. E se a questo si aggiunge che la risposta emotiva può essere determinata non solo da immagini coscienti, consapevoli, ma anche da immagini che si trovano al di sotto del livello di coscienza, voi capite bene che avere una respirazione che non si incontra con le richieste di attività metabolica è un'eventualità da prendere in seria considerazione. Anche Irving Yalom, uno dei maggiori esponenti della psicologia esistenziale, riporta nel suo manuale di psicoterapia esistenziale, appunto del 1980, appoggiandosi ad una ricerca sull'iperventilazione di origine psicogena, che quella che era chiamata sindrome da iperventilazione è una condizione estremamente diffusa. Si è evidenziato che tra il 5 e il 10% di tutti i pazienti che consultano i medici di base, tutti i pazienti quindi, non soltanto i pazienti ansiosi, soffre di questo disturbo. E sarà altresì molto probabile che questo disallineamento tra modalità respiratorie e richieste di attività metabolica non sia evidente ad un'osservazione superficiale esterna. Detto in altre parole, la mancata corrispondenza tra respirazione e livello di attività può essere subdola, invisibile e prolungata. Questo alla lunga, senza avere gli evidenti segni dell'iperventilazione, cioè non c'è bisogno di avere una persona che ansima per avere l'iperventilazione, può portare ad un'eccessiva espulsione di anidride carbonica, determinando degli importanti squilibri ematici. L'abbassamento dei livelli ematici di CO2 porta ad una condizione chiamata ipocapnia.
Il nostro corpo interpreta la caduta dei livelli di anidride carbonica nel sangue come una riduzione dell'attività metabolica e relativi bisogni. La conseguenza è che si ha una riduzione dell'ossigeno che raggiunge i tessuti. Questi eventi comportano la privazione dell'ossigeno nel corpo. Detto in termini più psicologici, una persona ansiosa, sotto l'influsso delle sue immagini spaventose, anticipando un pericolo, innesca e mantiene la risposta emotiva dell'attacco-fuga, quando in effetti manca un'azione che richiede l'utilizzo di ossigeno e la produzione di CO2. L'effetto è quello di un'espulsione di CO2 senza che ce ne sia stata un'eccessiva produzione a livello metabolico. Con una moderata iperventilazione c'è una riduzione del 30-40% dell'erogazione di ossigeno al cervello e con una grave iperventilazione la riduzione dell'ossigeno può arrivare al 60%. Oltre alla diminuzione dell'ossigeno e del glucosio che raggiungono i tessuti, i cambiamenti di pH causati dall'eccessiva respirazione perturbano l'equilibrio elettrolitico. Nel corpo umano i fluidi sono mantenuti elettricamente neutri. L'ipocapnia, il deficit di CO2, determina l'alcalosi del sangue con conseguente squilibrio elettrolitico dei fluidi extracellulari, i fluidi che circondano le cellule, fluidi cerebro-spinali compresi. Non entro nei dettagli fisiologici di questi squilibri. Mi limiterò a dire che interferiscono sul buon funzionamento della muscolatura striata e liscia e possono determinare neurotossicità. A seconda degli organi colpiti, la sintomatologia che si può verificare è estremamente variegata e comprende, per citarne solo alcune di sintomatologie, debolezza, affaticamento, spasmi muscolari, broncocostrizione con tutti i sintomi asmatici annessi, nausea, motilità anomala dell'intestino, visione offuscata, vertigini, difficoltà di concentrazione, mente annebbiata. Tali disfunzioni innescheranno o aggraveranno e perpetueranno tanti disturbi e complicanze mediche. Tra cui, anche qui solo per citarne alcuni, disturbo d'attacco di panico, ipertensione, aritmie cardiache, emicrania e mal di testa tensivo, apnea notturna, sindrome dell'intestino irritabile, fatica cronica, dolore cronico, asma, disturbo d'ansia generalizzato. Un mezzo naturale, senza bisogno di farmaci, quindi, per contrastare le complicanze dell'eccessiva respirazione, consiste nell'effettuare quello che si chiama un training respiratorio, cioè acquisire consapevolezza e addestrarsi ad una respirazione appropriata alle richieste metaboliche. Un modo molto efficace per portare avanti un training respiratorio è quello di affidarsi ad un professionista che pratica il biofeedback. Cioè, grazie ad una particolare strumentazione, la tua respirazione verrà monitorata. Sostanzialmente sono delle fasce molto sensibili che applicate al torace e all'addome consentono di monitorare gli spostamenti toracici e addominali della respirazione. Poi possono essere misurate altre variabili fisiologiche come la frequenza cardiaca. Ecco, il macchinario rimanderà dei feedback, cioè si può vedere in tempo reale quali sono gli aspetti della respirazione che necessitano di essere modificati. E grazie a dei particolari esercizi ti potrai addestrare alla respirazione ottimale. Le indicazioni che mi sento di darti in questo video sono per ovvi motivi più semplici, ma potresti lo stesso trarre grande giovamento da quello che sto per dirti. Devi sapere che in condizioni di riposo la maggior parte dell'aria spostata, almeno il 75% dell'aria spostata, deve essere a carico del diaframma. Il diaframma è una cupola muscolo-tendinea che separa il torace dall'addome. Ecco, la prima indicazione generica che mi sento di darti è quella di abituarti, quando sei in condizioni di riposo, a fare dei respiri lenti,
cioè con la frequenza respiratoria ridotta, e bassi, cioè localizzati proprio nella zona diaframmatica. La frequenza respiratoria deve essere lenta per evitare di avere delle sensazioni di leggero stordimento causate proprio dall'iperventilazione, ma non esagerare nell'azione di rallentamento, perché se esageri potresti avere come la sensazione di fiato corto, di mancanza d'aria. Quindi calibra la frequenza respiratoria facendo in modo di evitare da una parte l'iperventilazione e dall'altra la fame d'aria, tra virgolette. Fai in modo che il tempo dell'espirazione sia un po' più lungo di quello dell'ispirazione, orientativamente in un rapporto di un 60% per l'espirazione ed un 40% per l'ispirazione. Fai in modo di distribuire in modo uniforme, senza accelerazioni quindi, l'aria in entrata durante l'ispirazione e in uscita durante l'espirazione. Ad ogni espirazione assicurati di svuotare completamente tutta l'aria dai polmoni. È stato visto che una cosa molto utile è anche introdurre delle piccole pause, un secondo circa, sia alla fine dell'inspirazione che alla fine dell'espirazione. Verrà una cosa di tipo questa: potresti sensibilizzare la respirazione diaframmatica mettendo una mano sulla bocca dello stomaco. E iniziare. Pausa. Pausa. E così via. Farlo per qualche minuto, nelle pause della giornata, più spesso che puoi. Buona pratica. In modo costante pubblico articoli e video come quello che hai appena visto. Se ti è piaciuto e l'hai trovato utile, sappi che hai gradito un tuo apprezzamento con un like o con un commento. Per essere velocemente aggiornato sulle ultime uscite, puoi iscriverti al mio canale YouTube. Oppure, se vuoi entrare in contatto con me direttamente, puoi andare sulla mia pagina Facebook, cliccare mi piace e così potremo interagire per scambiarci pareri e opinioni. Puoi anche andare sul mio sito personale, inviarmi un'email e io sarò felice di ricevere tutti i tuoi commenti e suggerimenti e di rispondere a tutte le tue domande. Ciao!